Cari videogiocatori e care videogiocatrici, sempre qui a Silent Hill per la dodicesima parte. E la registro subito dopo l'undicesima, ma voi vedrete ovviamente l'episodio diviso giorno per giorno. Poi alla fine farò uno o due episodi a settimana, non lo so, che porto anche altri giochi, appunto. Ma adesso continuiamo con Silent Hill. E lo registro, come vi ho già detto, subito dopo l'undicesima, perché voglio finirlo, almeno posso pensare poi anche ad altro, non ho più problemi con Silent Hill. Meglio finirlo adesso che bisogna battere il ferro finché è caldo. Andiamo. Adesso abbiamo finalmente la chiave. Vai al secondo piano, no, al secondo o al primo? Vai al primo, non mi ricordo. Abbiamo finalmente la chiave per la voliera. Ho fatto un salvataggio rapido grazie all'emulatore. Per fare prima. Sì, è qui. Azzecco sempre le porte giuste. Finalmente ho la chiave, prima non l'avevo. Uccelli invisibili che volano. Chiave della gabbia per uccelli. L'impugnatura incisa con una gabbia per uccelli. Ho usato la chiave della gabbia per uccelli. E c'è una chiave dentro. La chiave di Faleg. O Paleg, ma secondo me è Faleg. Ok. Faleg è qui. Ci siamo comunque, eh. Nella cartina. E SMG. Ah, come? Sono veri questi? Non sono finti delle ombre? Beh, è bloccata. La lettera Betor è incisa sulla porta. Altri problemi, altre porte chiuse. Ah, sì. Sì. Molto divertente, me lo ricordo questa. Adesso, no? Adesso ve la faccio anche vedere. La catena è rotta a metà. No. Vedete, no? La catena è rotta a metà. Adesso la faccio vedere comunque, dai, per farci due risate. No, è la prima volta che uno ci casca. La catena è rotta a metà. Il pugnale di Melchiorre, lo prendo? Sì, tu lo puoi prendere il pugnale. Vedi? Adesso sì, me ne vado. Game over. Questo è uno dei game over più facili da fare. Capita, eh. Ovviamente me lo ricordavo, un'altra di quelle cose che comunque dopo anni, dopo tantissimi anni rimangono impresse. Ve l'ho fatta vedere ve l'ho fatta vedere la morte, ma è stata una morte voluta, quindi lo sapevo, non ero ignaro. Allora, ho fatto il caricamento veloce. Allora, devo mettere, se non erro, quell'affare. Uno la prima volta ci casca sicuramente, un po' come in Silent Hill 3 che capita in quel punto là. La catena è rotta a metà. Non possiamo lasciarlo aperto, tieni. Ci andava l'anello. Non era l'altro lì, pensavo l'altro adesso, mi sono sbagliato. Mi ricordavo una cosa, me ne dimentico un'altra, l'ho dimenticato un'altra. Con l'anello adesso del contrario. È l'anello perché è forte l'anello, è vero. Niente, a posto, risolto. Il mostro nel frigo resterà. Cosa fai? Ormai. Restaci. Bussa finché vuoi, nessuno ti aprirà. Comunque uno la prima volta ci casca sempre. È naturale, eh. Allora, qui invece
Ci sono dei colpi, non dirmi di no, Harry. Li vedo i colpi. Ah, devi fare tutto il giro? Non li prendi così? Ah, se non li vuoi non fa niente. Io ormai ne ho a iosa di colpi, però. È un salvataggio quello lì? No, una rivista. Cos'è? Una confezione di caramelle, la apro. Ah no, una confezione di caramelle. Non me lo ricordo. Ah, si sono rotte tutte le. E c'era una chiave. Betor. Sì, ma i colpi, io li ho visti i colpi. Ah, non me li dai i colpi? Ah, ok, ah, li dai i colpi allora. Di colpi adesso ne avrò più di 200, mi sa, dalla pistola, vero? 200, infatti. Guardate lì quanta roba. È comunque una scena carina, no? In Silent Hill, quella lì di morire proprio in quel punto. Qui c'ero entrato? Non c'era entrato. Alessa? Il pavimento e le mura sono piene di scarabocchi. Questo è quello che hanno i cosiddetti le persone che soffrono di schizofrenia. Un Ankh, prendo e prendilo. Tutto sommato è tranquillo. Pensavo di. Attenzione, non è finita. Farfalline. Vieni a vedere la mia collezione di farfalle. Nelle collezioni di farfalle, falena appesa alla parete. Un letto, un bel letto finalmente. Harry, io ne approfitterei se fossi te. E qui puoi copiare i tuoi appunti. Ah, la stanza di un bambino, appunto. C'è anche dei disegni di bambino sparpagliati per terra. Questo sembra appunto il vestito di una bambina appeso al muro. 6 o 7 anni. Dovrebbe essere una bambina di quell'età. È il vestito di Alessa. Della piccola Alessa quando era bambina. Nessuna di queste cose è utile. È bloccata. Ah, devo mettere tu, mio signore. Siamo nelle tue mani. Proteggi i nostri spiriti, evoca i cinque riti o padrone del nostro destino. Devo mettere a punto le cinque cose. Forse mi manca ancora qualcosa comunque. 1, 2, 3, 4, infatti. Devo usare la chiave di Betor. O Betor. Delle carte da gioco per terra. Nel terzo bisognava mettere le carte. È bloccata. Aratron. Ah, ce n'è un'altra, non è finita. Ho usato la chiave di Betor o Betor o Beethoven. Cos'era questo posto? Ah. Il generatore di elettricità funziona. Premo il pulsante, un attimo. E se premo il pulsante, no? Toglie la corrente, non servivano i guanti di gomma allora, mi confondo con qualche altro gioco, con qualche altro Silent Hill, non mi ricordo. Ok, ho staccato la corrente. Quindi si può andare là. Dov'era più? Non mi ricordo. Bisognava fare tutto un giro. Se ci sono le creature. Ah, e la versione
versione ombra del bambinetto. Non è immune, per fortuna, agli attacchi. Fa male? Fanno male? Sì, fanno male. Discretamente. Allora, dov'era quella porta? Forse era questa. Sinceramente, io non me lo ricordo. Sì. Ah, la chiave di Aratron. Perfetto. Vedete, alla fine poi anche senza mappa mi oriento. Nel bene o nel male. Mi sa che ho sbagliato stanza, porta. Adesso ritrovare la strada di casa, per così dire, sarà un macello. Ho perso già l'orientamento, forse di qua. Sì, se ci sono creature. Sì, è qui, qui. Ma a questo punto me ne posso anche fregare dei piccoletti. Devo andare di là, giusto? No, non è questa, non è il beep. Solo che è meglio eliminarli, va, perché sennò... Sbaglio strada e mi faccio colpire. Ok, era... Sì. Qui. Allora, noi eravamo andati... Sì, devo andare dall'altra parte, nell'altra porta, questa qui. Esatto, Aratron. Ah. Ah, sta vedendo... C'è Dahlia, Kaufman e l'altro, è il direttore? Ma gli altri... And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, no, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Sì, stavano facendo un rito e anche Kaufman c'entra. Entrava, si sapeva, eh? Si poteva intuire, immaginare. C'è anche una foto di Alessa. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that will take time. 7 anni. Harry, hai capito? Hai capito che la tua Cheryl è la metà di Alessa? L'altra metà? La metà mancante? Non dice più nulla, Harry. Gli si sono gelate le vene nel sangue. No, vabbè, qui adesso abbiamo... Dovrei trovare l'ultimo pezzo e vedere appunto Alessa. Il disco di Ouroboros. Ouroboros c'è sempre. C'è anche Resident Evil. Vabbè. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Dritti al finale. Qui bisogna mettere appunto i 5 oggetti che abbiamo appena trovato. Io prima salvo, quasi 5 ore di gioco, me la sono presa comoda perché non è un gioco lungo Silent Hill, ma io ho giocato con tranquillità, poi non lo giocavo appunto da anni, non rileggerò tutto perché tanto non è necessario, bisogna semplicemente mettere il disco.
Qui Harry non ha neanche. Qui non c'è bisogno del mio aiuto perché si capisce lontano un miglio dove vanno messe le rispettive. I rispettivi oggetti, le rispettive forme. Questo era un oggetto di. Era quello degli antichi egizi. Poi c'aveva anche una stella di David, Salomone, Mercurio. Hai aperto la porta. Te la senti, Harry? Guarda, mettendo tutti questi 5 oggetti, poi tu varchi la porta. Dovresti già intuire. Quelli quando Alessa era bambina. Dalia sembrava sempre già vecchia così, già da più 7 anni prima. It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Oh, but Mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? Niente, praticamente sta vedendo delle cose, Harry. Da qui sono arrivato, vero? Controllo per sicurezza, sì. Serratura incastrata. Niente, bisogna andare al primo piano, al piano di sotto, non so come definirlo. I was shocked to realize the talisman of Metrotron was being used. In spite of the lost soul returning at last. Just a little longer and all would have been for naught. It's all because of that man. We must be Grazie, grateful Harry. to him. Anche Even se in our realtà. Tessa has been stopped. His little girl. To go. What a pity. Freeze. What in the devil's name? Naturalmente questo non è canonico. Non è il finale canonico. Lei non c'è, non ci sarebbe Sibyl, però. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. I'm in no mood for jokes. Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Ma Silent Hill è tutto assurdo. Why are you doing this? Da notare che sono dentro al cerchio, loro due. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Quella sulla sedia a rotelle, Alessa, la vera, la forma fisica. He has been nurtured by that nightmare, waiting for the day to be born.
That day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning, when all our sorrows will be washed away. A Dalia piace parlare, eh? We return to the true paradise. My daughter will be the mother of God. È arrivato Kaufman. Quit screwing around. Return things to how they were before. Kaufman! Did I ask for this? Nobody uses me. Dai, è ucciso da Kaufman. Your role is over. We don't need you anymore. What do you think you could accomplish by coming here? My, aren't we getting cocky? Bet you can't see this in here. Eh sì, la boccetta. I thought I got rid of that. Adesso sappiamo anche il nome. You all well. Ah, you're easy. And there's more where this came from. Scena rallentatore mentre Kaufman lancia la bottiglietta rossa, la lancia contro Alessa. E da Alessa nasce questo essere demoniaco, mostruoso, grottesco, che poi però sembra fare paura, ma alla fine... Tamael? Ha incenerito Dalia, lei che aspettava la sua venuta, alla fine è la prima a morire per mano sua. Allora, la battaglia non è un granché, non è poi un avversario così ostico. Reload, ricarica, allora. Dicevo, non è un granché come nemico. Basta schivare, sparare, ma io ci andrò di forza bruta. A parte che dove cavolo è? Ah, è lì. Lancia dei fulmini. Ok, quanto faceva di danno? Neanche mi ricordo. Cosa? Non lo ricordavo così tosto, eh. Ma lo sto colpendo? Non ne sono neanche convinto. Via. Vai Harry, scappa, non farti fulminare, non... Allora Harry, li puoi evitare i fulmini, eh? Non è... Ehi, sei pieno di vita, non ti preoccupare. Non abbiamo mai fatto un game over, non lo faremo di certo adesso.
Sì, lo sto colpendo perché il sangue viene giù. Basta... Dove cavolo è? Guarda, non lo vedo. È meglio che corri adesso. Lì è... Questo mi avrà preso... mi ha preso in pieno. Vai. Ma tutte tu Harry te le prendi. Allora, io ci sto andando un po' di forza brutta, fregandomene appunto di proteggermi. Ma tanto va bene così. Cambiamo arma. Attento Harry. Ti fa molto male comunque. Ma sapete cos'è? Che il nostro Harry ha una mira. Forse era meglio ricaricare in altro modo, però. Comunque è andato a terra. Non è un nemico ostico, volendo si evita. Io mi sono un po' fregato. Con tutte quelle cure che avevo. Direi che è normale, poi in realtà è facile il gioco quando lo si conosce, magari è la prima volta uno che non l'ha mai giocato. Sembra quasi versione angelica Alessa. Adesso lei gli dà un bambino a Harry. Non si sa come l'ha, non so, l'ha partorito sul momento, va bene. Non facciamoci troppe domande. Dà il bambino ad Harry, che poi continuerà appunto la storia in Silent Hill 3 con la nuova Cheryl, che poi viene chiamata appunto in Silent Hill 3. Heather, là c'è la luce, vai verso la luce, gli sta dicendo. Va con Sibyl, però ovviamente questo non è il finale canonico, in realtà andrebbe solamente Harry da solo. Ma noi ci piace, siamo dei teneroni e ci piace vederli insieme, anche se non è appunto il finale canonico. Kaufman è vivo per pochi secondi in realtà. Infatti arriva Lisa e se lo porta con sé. Ha fatto una brutta fine Kaufman. Ma Lisa aveva le sue buone ragioni. Forse questa puntata sarà stata un po' più lunghetta, non lo so. Ma era giusto finirlo con il gioco, con questa dodicesima parte. Tanto Alessa va a fuoco. Ah, la Silent Hill normale, mi mancava, non la vedevo da un pezzo adesso. Normale per così dire.
E voilà, questo era Silent Hill. Poi in realtà ci saranno altri. Un altro filmato che farà vedere Harry con Sybil e la bambina, la neonata. Sì, diciamo che Harry ha avuto una seconda possibilità per riavere di nuovo Cheryl. E così lo vogliamo definire, lo vogliamo dire. Ovviamente Sybil non, almeno non viene definito canonico il finale, questo che abbiamo appena visto, ma l'altro che sarebbe solamente con Harry e la bambina. Poi c'erano altri due finali, finali negativi, che non mi scontravo col demone, ma mi scontravo con lei, con Alessa, se non ricordo male. L'avevo visto una sola volta, mi pare. Almeno l'ho giocato una sola volta col finale negativo. Dovrei rivedermi magari qualche video su YouTube, ma non mi ricordo, Sono passati tanti anni. So che era un altro scontro diverso, non c'era il demone Samael. Niente, mi è piaciuto rigiocarlo dopo più di, non lo so, 8-10 anni, non mi ricordo, ne sono passati di anni dalla mia ultima volta che l'ho giocato. Adesso guardiamo i titoli di coda e ci godiamo questa musica che ci culla fino alla fine, con i titoli di coda appunto che scorrono. E in futuro porterò l'altro, il mio Silent Hill preferito, che sarebbe appunto Silent Hill 2. Questo è il mio secondo preferito, dopo il primo. Dopo il secondo c'è il primo, scusate. Comunque li metto tutti e due sul piedistallo, i primi due Silent Hill. Il terzo mi piace, ma già meno il quarto, del Team Silent è quello che mi piace meno. Comunque sono tutti e quattro validi giochi, non dico di no. Questo addirittura ormai è del 99, guardate lì, no? Sono passati 22 anni. Pensavo di essere già al 2022, no, 22 anni. Come passa il tempo, mi sento vecchio. E adesso assistiamo appunto all'ultima scena con Sybil, Harry e la bambina. Ci rivediamo tra 17 anni con la bambina. Ecco, queste sono scene simpatiche. Come se fossero degli errori, come se fosse un film. Lisa Garland, Michael Kaufman. Da rifare la scena. Sybil Bennett. Cheryl, che abbiamo visto proprio appena. Cheryl Mason. Alessa con le bende bruciata, ma Alessa Gillespie. E Dahlia che è abbastanza inquietante, secondo me, il suo bacio. Dahlia Gillespie e il nostro eroe, il nostro protagonista di poche parole, ma mai quanto il protagonista di Silent Hill 4, Harry Mason. Yeah, Harry Mason, il protagonista di Silent Hill. Niente, questo era Silent Hill. Il finale good più, difficoltà normale. Abbiamo camminato per 3 km e corso per ben 17. 170 oggetti su 204, quelli che ho trovato ho utilizzato. 4 stelle e il rank va bene, non sono mai morto, non ho mai continuato. Ho
parte quella morte voluta, appunto. Va bene. Salviamo. Abbiamo la difficoltà hard, ma... è una nuova giocata, appunto. Niente, questo era... niente, questo era Silent Hill. Adesso potrei rifare carica e fare anche il finale UFO. No, vabbè, alla fine è solo un finale alternativo. Va bene. Questo era Silent Hill. Spero che vi sia piaciuto. E noi ci rivediamo, come sempre, al prossimo videogioco. Ciao!